was breathless, my heart restless. Every turn felt like it was wrong, but I kept going to show I was strong. Pushing to my own song, but you came. Yeah.
the shadows and the corners of your mind. I go with the windows, I run but I don't hide. I hear the call of the wild, whispering the name. No, I can't be tamed. My heart belongs to the night. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. 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 I'm a Buon pomeriggio, stavo riguardando un attimo, ero così preso a guardare, perché mi avete beccato, che stavo così un po' sopra il pensiero, che stavo riguardando i miei video caricati su YouTube, però da studio, no? Da YouTube Studio, un po' di statistiche, un po' di robe. E stavo, vabbè, non ho tantissime visualizzazioni su quel canale, ho pochi iscritti, mi dispiace. È un po' utilizzato come backup delle live, anche se a dire il vero comunque ci tengo alle cose che faccio, anche a questo canale ovviamente. E quindi stavo guardando le poche visualizzazioni che c'ho sui vari video, però devo dire che quando giocai la demo di questo Siberia che cominceremo oggi, le visualizzazioni in quel video lì della demo di Siberia sono più alte del solito, mi fa piacere. Comunque vedo che ci sono vari giochi che io ho giocato che sono comunque che sono di nicchia, che sono comunque ricercati su YouTube, forse per le soluzioni, boh. Ad esempio Quern, quando ho giocato Quern, il titolo preciso era Undying Throats, titolo completo. Comunque un gioco d'avventura tipo Myst, strano, ha tante visualizzazioni. Su YouTube quei video su Quern hanno molte più visualizzazioni, mettendolo a confronto ovviamente con tutti gli altri giochi che sono un po' più conosciuti. Poi, porca vacca, c'ho dei video che hanno zero visualizzazione, è una cosa tristissima. Vabbè, vi ho annoiato con queste cose, come al solito, per fare due chiacchiere. Ciao, Don't, hai sentito? Però il video quello lì che ho fatto col visore già c'era un pochettino più di 30 visualizzazioni, e va, come esultare con poco, vedete, mi accontento di pochissimo. Dovrebbe avere milioni di visualizzazioni, no, magari. Cioè, milioni di visualizzazioni, cioè sono i video virali che hanno milioni di visualizzazioni, ma video fatti così di persone che giocano non ti meritano. Grazie, Don. Va bene, e noi invece oggi ci giocheremo Siberia The World Before. Ieri abbiamo finito il gioco del cubo, dell'Ice Cube, che poi, tra virgolette, avevo disinstallato, ma mio figlio me l'ha fatto reinstallare perché ci voleva giocare. Ho detto, ma certo, lo reinstallo per te. Va bene, ci ha giocato 2 minuti e si è rotto le palle. Ci ha giocato 2 minuti e si è rotto le palle. Vabbè. Quindi Siberia, faccio partire Siberia. L'ho installato come al solito, io non l'ho provato perché sono un cretino. Installo e poi dico, vabbè, in live configurerò tutto. Vediamo come va a finire. Vediamo come va a finire. In teoria, io ricordo che la demo era molto... Ma è partito? Ricordo che comunque la demo era molto molto pesante per il PC. Si fregava un fottio di risorse, ma non è partito il gioco. Comunque non vedo niente sullo schermo. Ah, ecco. E anche questo è ancora pesante. Non so, sta caricando? Fammelo... Oh!
Forse sì, forse ci siamo. Ci siamo, ma devo configurare la schermata, quello sì. Però a configurare la schermata ci sto un attimo. Ecco. Questo gioco usa una funzione di autosalvataggio. Non spegnere il computer quando sei con... Aspetta che spengo il PC. No. Sposta il cursore gamma finché il logo a sinistra è visibile a malapena. È visibile a malapena. Conferma. Mamma mia, sono emozionato, raga, sono emozionato. Il terzo di Siberia faceva pena, però giocando la demo di questo mi ha fatto ben sperare che sia un titolo migliore. Guarda, guarda che figa lei! Guarda che figa lei, no! Proprio bella. Proprio bella. Avvia una nuova storia. Allora, guardiamo prima. Vediamo le opzioni un secondo. Allora, tutorial, obiettivi, suggerimenti. Suggerimenti li tolgo. Mi dà fastidio. Sblocca suggerimenti per raggiungere l'obiettivo attuale. Mostra gli obiettivi. Questo sì, potrebbe essere utile perché è un gioco d'avventura. Ci potremmo perdere. Il tutorial va bello, giusto per amor di completezza. Mostra le notifiche quando viene aggiunto un controllo del diario. Vabbè, mi sta bene. L'unica cosa che voglio togliere sono i suggerimenti. Allora, video. Va bene, va bene. Ma... no, no, lasciamo alto per il bene della live. Qualità della texture alta, ombreggiatura alto. Questo sono sempre indeciso se lasciare la sync oppure no. Vedremo poi in live come va. Vabbè, l'audio è buono. L'audio mi sembra buono. Lingua delle voci in russo? No, direi che magari in inglese. Chissà perché era messo in russo. Mettiamole in inglese le voci. Lingua dei testi italiano, sottotitoli. Ok, perfetto. Meno male che l'ho controllato. Questo va bene così. Ok. Il primo dovrebbe essere un riassunto. Guardiamoci un riassunto degli episodi precedenti. I brividi, cioè i brividi. Kate Walker! My company is in charge of negotiations for the takeover of this factory. I am afraid that the sale of the Vorarlberg factory is not as straightforward. Yeah, questi atomi fantastici. Sono fantastici. An heir, Miss Walker. Where can I reach him? Hans Vorarlberg is somewhere in Siberia. Siberia. Allow me to introduce myself. I am model XC2000. My common name is Oscar. Yeah, Oscar. You said you were a train engineer? What do you think you're doing, Kate? I wanted update. I wanted results. Kate, please. Olivia, tell me. Io me ne ricordo queste parti dell'avventura. I'm well aware that this trip has taken me far from New York and far from the Kate you once. Lei si è persa poi con gli U-Call. Are you leaving us, Kate Walker? And you know what surprises me the most? Lui è lì, l'ha trovato. Siberia 2? To Siberia, Kate Walker. I promise, Hans Vorarlberg. What news have you got? Kate Walker's gone, far away, into another world. In un altro mondo. It was really a beautiful voyage. Now it is time to say goodbye. Oscar! I'm afraid she's too far gone. We're losing her. Io Siberia 1 e Siberia 2 bellissime. Vediamo che dicono del terzo. Vediamo cosa ci dicono di sto terzo capitolo. 3 months ago, Nomad found her dying in northern Siberia. Born in New York in the United States. Walker, Kate Walker. She is very. Che era orribile il gameplay di sto gioco. Orribile. Here. We Yukos migrate with our snow ostriches to the sacred lands. Miss Walker, the Justice Department is looking for you, you know. I'm not going back to New York with you. Tuk tuk! It's a long journey, a very special journey. Oh mio Dio! Il Kraken!
I mammut, i mammut. Dove sono i mammut? Kate Walker, no! No! Passato quasi un anno dall'ora, Kate è venuta prigioniera nella miniera dalla bilizia intrappolata del suo passato e si prepara per una nuova avventura. Quindi dovremmo stare in prigione adesso. Figo. Ci voleva un riassuntino. Ci voleva un riassuntino. Primavera del 1937. Dana Roots deve arrivare in tempo ad un evento davvero importante. Il ricordo di Sokal. Benoit Sokal. E guarda l'automa che porta il tram. È bellissimo l'automa che porta il tram. Ma come è attaccato in basso? Il mondo prima? The world before. Ma poi lei era l'unica dentro il tram. Questa transizione mi è piaciuta. Molto figa. E credo che sia uguale alla demo. Sì, cominciava così la demo. Fai click con il mouse per spostarti. Ah, che godura, punta e click. Hurry. Paul Beckman said she will be waiting for me on the square at the top of the main street. Allora, graficamente non sembra male. Io ricordo che ci avevo avuto un sacco di veramente tanti problemi. È vero che l'avevo giocato la demo con la 2080 e non con la 3080 Ti. Questo è vero, però c'è... è strano, graficamente è strano. Non mi sembra perfetto perfetto. Fatemici dare un'occhiata. Andiamo a provare a mettere ultra. Se aumento la texture... No, ho messo al massimo già. L'ombra, minchia, l'ombra ultra. Proviamo a mettere ultra e vediamo che cacchio succede. Giusto per vedere se si spacca tutto. Sì, si conferma. Big day today. Hey Dana. Ce l'ha con me. Non sembra cambiato tantissimo. Io quasi lo lascio così. Non sto perdendo pacchetti, non sto perdendo niente. Va bene, lo lasciamo così. Lo teniamo ultra. Raggiungi la piazza principale. Quali sono gli obiettivi? Ah, comunque... No, vabbè, ok, guarda qui. Guarda qui che bello. Sta a 60 fps, eh? Messa ultra, don't, sta a 60 fps, lo leggi là in alto dove c'è Guybrush. Beh, è un gioco d'avventura, va pure bene, eh?
Ah, è vero, perché c'era l'appuntamento in piazza. Sì, sì. Andiamo in piazza, andiamo diretti in piazza. Questo punto esclamativo che sarebbe? Raggiungere, ok, l'obiettivo. Il libro. Questo è il diario. Va bene. Documenti, inventario. C'è una lettera e uno spartito. Vabbè, ok, andiamo. 140 fps. No, ma sta a 60. Vabbè, va bene. Io penso che se calo la grafica, sì, andrebbe un po' più. Obiettivi secondari. Nel corso dell'avventura ti capiterà di ricevere obiettivi secondari. Non sei dovuto a compiere, ma se lo fai ti porterà interessanti contenuti aggiuntivi e informazioni di contesto. Ricordate che gli obiettivi secondari attivi spariranno se avanzi nella storia prima di averli compiuti. Ah, quando zoom passa a 140, sì, perché qua ci sono i particellari. Adesso guardo meglio. Quindi presta attenzione, non esitare a provare percorsi alternativi. Beh, clicco su salta, cos'è? No. Capito? Dove devo cliccare? Quindi qui devo vedere. Fa indagini sul ghetto. Osserva il quadro, dai. Not bad at all. I wonder if papà would sell it in his shop, though. Bello il quadro. Il pre-rendering, sì, probabile. Scusa, aspetta. Fa indagini sul ghetto. Ma me l'ha dato questo obiettivo quando ho raggiunto questa zona, perché... Guarda, guarda come gira la visuale, ma è bellissimo! Io potrei provare ad andare qui. E lui chi è? Posso parlarci? Sì! Antiquariato! Goodness, a rock? Oh no, vandals. Are you all right? Sì, sì, cambia, è variabile, adesso sta a 90, sì. Is it getting worse every day? That's what my father says. Never mind, eh? Ma l'importante è che non scende troppo. Se va sotto i 60, magari. Posso pensare di cambiare la grafica. Però per il momento va bene. A good idea, yes. Che non spaccate il vetro. I see who you mean. They only feel big and strong when they're together, though. Right. People like that. Ah, ricorda che c'è il VC cattivo, eh? Quello fa pure. They hold no love for Gagarins, that's for sure. Sono una vegetariana anch'io. Ah, devo fare così, guarda come si... Vabbè, diciamogli che è vegetariano. My parents and I are vegans. Well, in that case. Buona fortuna. Trouble times are these. For people like us. Essere vegetariano è un problema? Enough talk of nasty. Vabbè, forse all'epoca sì. Ah. I see you're carrying a music case. Would you be the lucky? Per sorriso. Enchant our ears this year. I am. And I should go. It's nearly time. Well, let me congratulate you first. Music is one of the few pleasures left to us. Aspetta un attimo, devo vedere una cosa. So, thank you, Bob. Thank you for spreading it around. Would you like to do me the honor of writing something in the cement before you go? I've had the date like they do in Hollywood. It's all the rage these days, you know. Well, I... Unless you're worried, it would make you late. Sì, e fa tardi sicuro. Allora, disegna la chiave di basso. Un cigno di Wagen. Sì, una chiave di basso, dai. Una chiave di basso. All right, I will. Here you go. There we go.
Che figo, nel cemento? No, le sue iniziali sarebbe stato bruttissimo. La chiave di basso è figa. Ho sbloccato la cement. Drawn by the hand of a budding virtuoso. Very fitting, considering the weight on the square. Vai in piazza adesso. I really should go now if I don't want to be late at the music academy. I'll be listening from here. Thank you, goodbye. Tu l'hai vista la demo, Don't, di questo gioco? Il contrario. Quindi mi sta ancora facendo. Allora poi vedrai in piazza quanto è figo. Vedrai in piazza che figaggine che c'è. The ghetto. Mamma mia. Guarda come cazzo è tutto diroccato lì. Anyway, I better not hang around or I'll end up being late at the square. Ecco, si è fatto le indagini sul ghetto. Comunque, molto, sono molto fighe le transizioni, eh. È pensato bene il gioco. Guarda. Guarda la transizione che, tipo, io sto camminando. Cioè, le telecamere sono fatte veramente bene. Chissà cosa direbbe Sam di questo gioco. Guarda, cioè, è bellissimo! Is it that late already? Paul Beckman will kill me if I don't get to the square on time. Io devo dire se lo gioca anche lui. Dovrebbe. Per me se lo dovrebbe giocare. Tieni premuto per guardarti intorno. Ah, ecco, vedi che posso fare così. Questa cosa non me la ricordavo. Con loro si può parlare, però voglio osservare prima qui. The National Socialist Party of Osterthal. Ombra bruna. But Yop's in uniform, according to him. I'd better not hang around here. Poi i nazisti gli ricordano un bel po', ma io non ci parlo con questi. No, andiamo in piazza. Guarda. Guarda il riflesso dell'acqua. Qui c'è qualche artefatto strano, però, eh. Se guardo l'acqua, no? Bello, ma non troppo. Good. E ce l'hanno con me. Ce l'hanno con me! Qui è andato sotto, guarda, sta a 30 fps e qui arranca un po'. Guten Tag, Frau Beckmann. Ah, Fräulein Rose, there you are. A few minutes more and you would have been late. Non sono arrivato in ritardo, non sono arrivato in ritardo. But I was delayed on the way. Devo indagare nel ghetto. Certo. Ce l'avevo nell'inventario. Consegna. Lettera di convocazione. Tenghi. Thank you, Caroline Rose. Now, remember, performing at the annual spring concert is a great honor and rewards the best music academy student of the year. So it is imperative that you show yourself worthy. I will do my best, Frau Beckmann. The piano is ready. Make this day yours, Dana Rose. Il pianoforte è pronto. Stavo dicendo che non è vestita tanto bene, ma in realtà sono vestiti tutti allo stesso modo. Allora, qua mi sa che devo sistemare il pianoforte. C'era qualcosa che dovevo fare qui.
Può modificare l'orientamento della telecamera, ok, questo va bene. Cioè c'è un modo per continuare qui, devo per forza fare salto. Se mi posso guardare intorno. Ok. Once I've activated the piano, everything will be ready to go. Quindi devo attivare il pianoforte. Che figo, guarda che cazzo di orologio. You'll not make any mistakes and they will come out of the tower. Come on, play something then. Dammi un attimo. Dammi un attimo che mi sto cercando di capire e ricordare quello che devo fare. Allora vai, ispezione questo. Pellicona. Clic del mouse viene mostrato quando puoi manipolare l'oggetto selezionato. Per farlo seleziona l'indicatore e tieni premuto mentre muovi il mouse nella direzione. Ok, capito. Questo è il tutorial, praticamente potevo anche disabilitarlo, mi sa. Everything's ready. All I need to do now is easy music and begin. Ah, devo mettere il mio spartito? Sì. Go. Guarda quanto è seria. Sta facendo lei. Sì. Inizia. Oh. No, mio Dio, bellissimo. È bellissimo. Guarda. Grazie al popcorn, dammi un altro. No. Uno solo. Mamma mia. No, qui è davvero uno spettacolo, Don. Guarda dove sta quella col violoncello. No, aspetta, è un violoncello, sì, un violoncello. Spettacolo. Tutta la piazza si sta attrezzando. Wow. È figo il pianoforte che va a girare la tastiera. È un'orchestra completa. O quasi. Wow. Wow. Bellissimo. Area della taiga di ferro, miniera di sali, inverno del 2004. Siamo andati avanti, eh? Qui adesso incontriamo lei. La
la protagonista classica dei vari Siberia. Eccola lì. Anche questa parte c'era nella demo. Avevo 10 anni. Nel 2004. Quanti anni avevo io? Boh. Puoi consultare il diario per rinfrescarti la memoria sugli eventi passati. Dal diario puoi anche accedere ai tuoi obiettivi, ai documenti e agli oggetti dell'inventario. No, non fare quella faccia, Tom. Clicca qui per aprirlo. Meno 18 da ora. Ero già troppo grande nel 2004. Se tu pensi che mi sono laureato nel 2005. Quindi io ho 27 anni. 26-27 anni. 2005, sì. Aspetta, guardiamo il diario. In cerca di Kate Walker, che sono io, ho preso conti di Nick Cantini. Non è scritto questa scrittura, mamma mia, così, che antipatia. Alcune che fanno sono state incaricate dallo studio legale Merson e Laurent di trovare la signora... la signorina Kate Walker. No, aspetta, questo è... non è il mio diario. Questo era che era l'avvocato che cercava Kate Walker. Oh, bella Snake! Ciao Snake! Ah, grazie del Ryan. Ma io non ti stavo copiando. No, no. Grazie del ride, come va? Tutto bene? Scusa se ti ho preso. Vabbè, queste sono... sono le cose che sono state fatte nei giochi precedenti. E in pratica. In cerca di Kate Walker, ok, ancora lì, e basta. No, aspetta, cos'è questa pagina? In cambio delle sicure somme di denaro che sono riuscito a raccimolare, le guardie mi hanno assicurato che avrebbero consegnato la lettera alla signora Walker. Per ora, fino a quando non avrò trovato il modo di per tirarla fuori da questo vespaio, posso solo sperare che manterranno la parola data. Apparentemente siamo qui, adesso. Non finiva più la missione di Horizon Forbidden West, 30 minuti, non potevo salvare. Minchia. 30 minuti di missione senza salvare. Chissà che ansia. Ma guardiamoci qui attorno. Guarda che cosa sto giocando, guarda. Oh, si vede il riflesso nello specchio. Figo. Ah, volevi staccare prima per vedere l'inizio di Siberia. Siamo qui. Siamo ancora all'inizio. E ti devo dire che... finora quello che ho giocato, che è comunque poco, è uguale a quello della demo. Numero cella 31, responsabile di sezione, codice di condotta, ok. Il sale va raccolto tutti i giorni fino al raggiungimento della quota generale, i trasgressori saranno puniti. Quindi sono una miniera di sale, noi a raccogliere il sale. Questa cosa è il mio introspezione, ha detto. Sì, sì. C'era già nella demo tutto questo che stiamo facendo adesso. È un anno che sta qui la miniera di sale. Oh, grazie di dello shout out. Ciao. Does anyone even know I'm here? For Christ's sake, someone must be looking for me, mustn't they? E chi ti sta cercando? Quell'avvocato, eh? Sai che sta così all'infinito fino a quando non clicco continuo. Vediamo. Comunque a livello di ottimizzazione Snake va meglio. Ti ricordi quanto era pesante la demo?
Mi faceva laggare tutto. Sì, resta così all'infinito, credo. Sì. Ah, usa l'introspezione per esaminare la situazione. Era un obiettivo. Devo parlare con Katyusha. Sì, era un casino, mamma mia, che casino che era. Katyusha sarà lei. Però andiamo in bagno prima. Ghiacciando il bagno qui. Una poesia. Il profondo delle miniere siberiane conserva la fiera pazienza nel profondo delle miniere siberiane, il tuo penoso travaglio e le alte ambizioni dello spirito non saranno invano. Non mi serve. Qui c'è qualcosa che posso prendere. Se me ne hai gli oggetti, se sei gli oggetti, da un'angolazione puoi ottenere preziose informazioni. Vabbè. È un plettro. Carino. Katyusha's punk group. We'd love to have seen them. Il gruppo punk di Katyusha. Katyusha's punk group. Mi sarebbe piaciuto vederli. We'd love to have seen them. Ah, quindi l'ha preso? Sì. Io devo parlare con Katyusha, ma voglio anche vedere se c'ho altro. Parliamo con Katyusha. Sleep okay? Like a bear. Yeah, I heard. Better get ready, Katyusha. I feel like I've been run over by a tank. You okay? Sure. Digging an assault mine 12 hours a day in the hope of finding a fragment of ivory? Couldn't be better. Don't let it get to you. Maybe I'm a fool, Kate. Maybe I should have listened to my folks. If I had stayed in line in the national choir like a good little pawn instead of forming an anti-establishment punk group. Gruppo punk sovversivo. Addirittura. I'm glad I've got you, though. Listen, Katyusha. We're going to get out of here, right? Yeah, right. If you say so. Today's the day we're supposed to take over from Team Orange in Gallery C, right? Don't remind me. They say it's really tough. Isolated with no rescue party on hand. Which is crazy, because it's the worst gallery for cave-ins. Minchia! Sì, è da pazzi sì. We should get going, Katyusha. I mean, what if the guard catches us slacking off when we should be ready? Who, Simona? She's no altar girl, but she's not the worst around here. True. La guarda Simona. But I will be ready in time to leave. Ma sono amanti loro due. Mi sembra che erano amanti questi. Better get ready. Da quello, da come si comportano, sembrerebbe. 5 minutes, no more. Da? Da? Preparati per il lavoro. Ma che fa? Mi devo lavare la faccia. Qui che c'è? I better freshen up first and see how Katyusha is. Minchia, mi devo lavare veramente. Mi devo lavare la faccia davvero. Lavati la faccia, dai, rinfrescati. E devo cliccare io veramente. Perché? C'è bisogno? Eccola lì la guardia che passa. Better not forget your good luck charm. Don't think I've ever seen you without it. It's all I got left. Porta fortuna il cuore. Minchia, il cuore di Oscar.
Cazzo, il cuore di Oscar. There's all Oscar's data inside. I was lucky enough to steal it from the militia soldier who picked it up at the frontier between Baranur and the Yakast. I just need to find a compatible body for it. That is, if I ever get out of here. Che la memoria, è vero, la memoria degli automi non stava nel cervello, ma stava nel cuore. Wow. Mi sembra, vabbè, qui non ci dovrebbe essere nient'altro, no? C'è il plettro, la poesia, non mi interessa. Questo cos'è? Ah, la borsa. Glad you're here. Let's stay close, Katusha, ok? Team Blue! Hey, you've got mail. Posta per voi! It's for you, Amerikanska. Amerikanska! Thanks. No stalling you here. You got 5 minutes to see what's inside. Or else a less friendly face will come to get you. 5 minuti. Lo prendo subito allora. Che team blu adesso ha capito la X. Guarda che c'è qui! Un carion. This melody stuck with me throughout my childhood. It belonged to my mother. I used to play with it when I was a kid. Apparteneva a sua mamma. Poi che cosa c'è? Un biglietto aereo per New York. Non è scritto per New York. Qui non leggo New York. No. Caterina Walker, ma è per me. Olivia Foster, New York. What could she have sent me given our dispute after my leaving with Hans? Strano. Se sono in prigione non posso prendere un aereo. Cosa sì? Strange. What? August 23rd, 2003. Dear Kate, wherever you are now, despite the sad news it contains, I hope this letter reaches you in time for you to make preparations to return to New York. Ma guarda che faccia che ha! Che è morto qualcuno. Your mother, Sarah Walker, passed away last night at Mount Sinai Hospital. She had been doing poorly for several months and her death was no doubt a release. Mi ricordo nei primi titoli che la chiamava. Thursday, next week. We push back the ceremony so you can be with us. Non può raggiungere. If I'm not mistaken, returning to the United States means you run the risk of having to answer to the law. Ma va? Sometimes it's better to pay your debts to society instead of being forever on the run. And for once, just put aside those senseless, adventurous pretensions of yours. They've already cost you your friends and family. I beg you, Kate, please come back and say goodbye to your mother. E come fa? So we can organize your return in the best conditions possible. I've enclosed your mother's pendant. According to her, you used to love the mystery of its melody. I promised her I would send it to you. Call me for the sake of what's left of our friendship. Olivia, 212. Ah, questo è il numero di telefono. 1519.
Vorrei chiamarla se posso. Merda. Ah, siamo tornati nel 1937. Well done, Dana, dear. I'm so proud of your concert on the square at the Academy of Music. We shall find a pretty frame for your diploma. Thank you, Mother. Once you've finished your studies at the Academy of Music next year, you'll be able to start higher education at the Paris Conservatory. Won't she, Anton? Sì, sì. L'hai fatto così. Of course. È carino. My darling, you'll become a great concert pianist. You make us so proud, doesn't she, Anton? Of course. Of course. Of course. Oh, come! Non sta ascoltando. Non vedo l'ora. I can't wait to see the Paris Conservatory, even though I'll miss you both terribly. And it's perhaps not such a bad idea for you to move away from Bargain. Times are hard at the moment for people like us. Per i vegani. I do worry about your health still. Thankfully, Herr Gustav agreed to take you on at the Mountain Refuge this summer. Oh, yes. That mountain air will do you a world of good, my dear. By the way, did you write to Herr Gustav to thank him? Oh, well, I was very busy rehearsing the concert, you know. The gentleman is offering you a job, Dana. Thanking him is the very least you can do. Yes, Mother, I'll do it right away. Gli devo scrivere una lettera. Leggi i documenti nel negozio, risponde alla lettera. Ok, è figo che questi qua col giallo sono quelli opzionali. Lo osserveremo tutto. Guarda le cornici. Che figata. Che bello. Questo è un gallo. I have to put these away before I lose them. I'm pretty sure I know this piece by heart now, anyway. Potrei suonarlo a chi chiuse. The Hymn of Wagen, my favorite concerto. Una matita. Sai che mi serviva la matita. Maybe I could use it to write my letter to Herr Gustav. Sarà appropriato usarlo per scrivere una lettera al tuo futuro capo? Maybe forse I no. Could use it to write my letter to Herr Gustav. Forse no. È chiuso. Stuck. Papa really ought to tidy up. Ma è bloccata da sta cornice. Sposta la cornice. Che vuole essere un po' The Room questo gioco? La lettera di Erd Zimmer, leggi. Mio caro Anton, ho ricevuto i dipinti, considerata la qualità non posso che congratularmi per l'ottimo prezzo al quale li hai acquistati. Sono certo che troveremo un acquirente tra i miei clienti americani e che il nostro piccolo investimento darà presto i suoi frutti. Passando alla questione personale, volevo ringraziare te e la tua adorabile Elena per i messaggi di conforto inclusi nel pacchetto. I dottori sembrano ottimisti sulle condizioni di Miriam e vedono che si rimetterà in forza in tempo per l'estate. Ogni giorno che passa mi sento sempre più onorato del fatto che una donna tanto straordinaria abbia deciso di
Sposarmi. Chi è questo? Herr Zimmer. Tuttavia non ti nascondo che ci sentiamo entrambi terribilmente abbattuti. Alla fine del quell'estetica ciarlatana ci aveva davvero convinti che l'inaspettata gravidanza di Miriam sarebbe andata a buon fine, nonostante i suoi trascorsi medici. Seppur sia stato doloroso per entrambi prendere una simile decisione, abbiamo concordato di non correre più il rischio di esporci a ulteriori delusioni in futuro. Si tratta del benessere fisico di Miriam e ne converrete di quello morale di entrambi. Immagino che non ci resti altro da fare se non imparare a convivere con l'idea che invecchieremo da soli, Miriam e io, senza il conforto di un figlio. Date le circostanze, caro amico mio, capirai come ogni giorno che Dio manda in terra, ci domandiamo quanto sia opportuno rimanere qui in Ostertal, dove si ode ormai sempre più forte il lugubre suono di stivali bruni per le strade, quindi i soldati. Forse io e Miriam saremo più al sicuro dall'altro lato dell'Atlantico, dove, come tu ben sai, ho la fortuna di avere forti relazioni professionali e alcune amicizie di spicco nella scena artistica di New York. Sappi che le parole tue di Lena hanno dato conforto ai nostri cuori, il pensiero alla profonda amicizia che lega le nostre famiglie è stato per noi unico barlume di luce in questi tempi così buoni. Vi ringrazio entrambi ancora una volta per questa rinnovata dimostrazione di sincero affetto, tuo Adam. Ma questo è... No, tuo Adam. Qui c'è scritto lettera da Herr Zimmer. Vabbè. Qui non c'è altro da vedere. Prima di guardare qui, osserva questa zona. Che questo è un quadro? Sono dei quadri bellissimi qui. No, non voglio uscire. Posso parlare con mio padre? Osserva quest'altro quadro. Ma che bello questo quadro. Alla Bob Ross. È molto più realistico forse di quelli che fa Bob Ross, però... Veramente figo. Che faceva? Papà, could your pen be around here somewhere? Could be, I suppose. Vorarlberg automatons. Rispetto della Vorarlberg. Sì, sono macchine incredibili, sì. Ma non posso girarlo. No pen here. Qui c'è una penna. Penna stilografica. Quindi c'è la matita e la penna. Altri documenti da leggere, no? Apriamo qui. Papà è so untidy. Papà è so untidy. Che carina. Papà è così disordinato. Allora, ho una penna e una matita. Posso parlare con lui, ma prima devo osservare quest'altro quadro. Dico pure lui. La cornice questa fa proprio schifo come cornice. Danny Puppet, I'm busy right now. Niente, non posso parlare con lui. Come non detto. Con mamma? Don't forget to be very polite towards Herr Gustav. Ok. Posso quindi ispezionare questo, ma prima... Qua si esce, quindi non voglio uscire, devo ispezionare. Qui sicuramente posso scrivere la lettera. Herr Gustav, my future employer. Thanks to this summer job, I'll be able to help Papa pay for another year of schooling at the Music Academy. Fraulein Rose, ho piacere di annunciarle che la sua candidatura per il lavoro stagionale rifugio in cui sono responsabile è stata accolta. Il suo contratto avrà inizio lunedì 5 luglio e terminerà il 31 agosto. Prevediamo che sarà un periodo piuttosto frenetico. Aspetta, 5 luglio, 31 agosto, quindi sono due mesi più o meno. Il nostro rifugio accoglierà una squadra di scienziati che verranno ad esercitarsi in montagna prima di partire per la spedizione dell'Est.
I suoi compiti giornalieri prevedono che serva i pasti e contribuisca a mantenere il decoro del rifugio. Quindi devo andare a fare la cameriera e le pulizie. Dal suo curriculum leggo inoltre che studia all'Accademia di Musica, perciò gradirei la sua disponibilità per esibirsi al pianoforte in alcune serate. Nice! Colgo l'occasione per informarla che oltre al salario previsto come da contratto ne sarà altresì fornito vitto e alloggio per tutta la durata del soggiorno lavorativo. In attesa del suo arrivo le auguro una serena conclusione dell'anno scolastico. Gustav, responsabile del rifugio di Sibspiegel. Questo cos'è? The diploma Frau Beckmann gave me after my concert on the musical square. Thank goodness she didn't mention I almost arrived late. Qua sei arrivato in ritardo, ma non sei arrivato in ritardo. Figo, c'è il diploma di musica. These were all very interesting readings, but I should get back to writing the letter now, or Mama will get cross. Sì, aspetta un attimo, posso fare leggi? Con la presente si attesta che Dana Rose ha completato così il terzo ciclo di studi di pianoforte. La rettrice, il direttore dei corsi. Ok. Schiamo questa lettera. No, la matita. La penna stilografica voglio usare. Con la penna è meglio che con la matita. Voglio essere formale. Lui è stato formale, sarò formale anch'io. Herr Renner, I would like to thank you for... No, che cazzo! Don't, Anna, it's too dangerous. Oh my, what in the name of... Cioè, ci hanno tirato una pietra perché siamo vegetariani? Ma che cazzo? Dana, darling, no. Pure io mi sono spaventato. Oh my goodness. Oh my goodness. Che mi hanno tirato? Non dire nulla, stai zitto. Will they ever leave us in peace? Come on, Lena, my dear. Hey, come on. Come on! Don't let it get you down. Huh? Or we'll both end up in Paris with Dana. Biglietto minaccioso. Qua c'è un simbolo. Vedi? È il simbolo della milizia. Piss off out of here, you filthy vagabonds. Horrible. Ma mi sa che hanno sostituito vegetariani con un'altra cosa. Non so se ci siamo capiti. Cioè, vabbè. Però va bene, va. Diciamo che va bene. Oh, siamo tornati in prigione nel 2004. Vegetariani. Che ti devo dire, Don? L'hanno tradotto pure male. Vegetariani, non vegetariani, quindi. Vegetariani. Vegetariani. Avrò letto male io, quindi. Cioè, nel senso, magari vogliono intendere non il fatto di essere vegetariani, ma... Che significa vegetariani? La seconda. That's it. I'll get started working now. You push the cart closer and come dig next to me, okay? I'm very sorry, love. But we'll have all night long to cry. Avremo tutta la notte per piangere. Adesso dobbiamo lavorare, c'ha ragione. Boh, ho cercato il VOD e dice vegetariani, magari è un'etnia. Sì, sì, è possibile, don't, sai? Vageriani, non vegetariani. Vageriani, vedi, io sto proprio leggendo... Cioè, vedo quello che voglio leggere. Ma in realtà c'è scritto tutt'altra cosa.
Bageriani, sì, è possibile che sia un'etnia, sai, non me lo spiego altrimenti. Madonna, a pigliare il carrello. Dove stava il carrello? An ivory fragment. Ah, frammenti d'avorio. The guards grant benefits to anyone who finds any. But I couldn't give a damn now. Mi sa che è dall'altra parte. Posso parlare con lei, ma non adesso. Non si muove. Ehi. È rimasta qua. Kate. Kate. È rimasta incastrata. Vabbè, facciamo parlo. Move the cart closer. Non si muove. È rimasta incastrata. Clicco, ma non va. Guarda, cerca di muoversi e non si muove. Dai, ma sei seria? Riprun. Ah no, si è mossa. Uff, meno male, si è mossa. Ho avuto paura. Questi bug. Ma io cliccavo fuori, Non si muoveva. Ah, lei che ricorda, tua madre. Venuta a mancare. E sto andando a osservare. All dented. A fitting metaphor for all of us in here. È un elmetto. Spingi Kate. Spingi! Stuck. No, non spingi. C'è il freno attaccato. Brakes are on. What a surprise. Se ci sono i freni messi, come cacchio devi spostarlo sto coso? È vuoto, sì. Tieni il punto del pulsante a sinistra e sposta il cursore per muoverti. Ah, ok, funziona, vai. Dai, su, Kate, dai! Spingi! Guarda quella come scava! Sta pensando che la madre era sola, è morta da sola, poverina. Non sei venuto al funerale. Sto in prigione, come cacchio faccio? Quanto deve essere pesante sto carrello? Vai, piccona! Incazzata dentro. Che le hai spezzato il cuore. E mo crolla tutto. Oh merda. Porca puttana. Sorry, I didn't see. Hey, look!
Hanno aperto una strada! Come on, let's go and see. Come andiamo a vedere? Che bel, che sorriso strano che c'è lei. Vai a lavorare, ha fatto. Un treno. Let's check it out. C'è un treno. Oh my god. Sì, ma non mi pare che si può muovere sto treno. Doppio clic per precisare i tuoi movimenti. Già lo stavo usando. Che dice qui gli obiettivi? Torna da Katyusha. Trova informazioni sul treno. Ah, Katyusha sta là sotto. Ci vado dopo. Che posso usare? Non c'ho il plettro. Must have got it wrong. Non ho niente per poterlo usare, ma posso osservarlo? Still looks pretty strong. Quindi non posso aprirlo. Forse se utilizzo il carry-on? Wrong one. Devo trovare un modo per aprirlo. Guarda com'è tutto diroccato. Ma come cazzo? Cioè, per finire così questo treno. Spostato verso l'alto questa carrozza. Penso che ha sbattuto a gran velocità. Perché altrimenti non si sarebbe alzato così. Questo è andato a sbattere mentre camminava, mentre andava forte. Vediamo la moto. Forse con la moto ce ne possiamo andare, quello sì. Ci sono dei cadaveri. Ci sono dei morti. Must be something to do with the train. Se riclicco su osserva mi fa vedere le stesse cose. Eh? Sì, ok. Where did they come from? E non posso saltarlo. Va bene. Scherzavo. Wow. That's deep. Can't even see the bottom. Yeah. And it means the tunnel on the other side is cut off. Must be the way out. I can see the light at the end. How do we get across that? Dal treno. Sure there's a way. Buona cena, Snake. Follow me. I have an idea. Potrei cliccare il tasto sinistro per prendere il controllo diretto al tuo personaggio. Ah! Figo! Figa sta cosa. Ma devo provare. Quindi così. Così è utile. Prima di parlare con lei, devo vedere. C'ho ancora l'obiettivo di trovare informazioni sul treno. This cave is reinforced by those old structures. Must have been meant to shelter trains, and for a long time. Sì. Che figo. Sì, trovo informazioni sul treno, ancora c'è. Che voglio trovare informazioni sul treno, non mi voglio perdere niente. If there's the slightest chance of escape, better seize it. It's too late to turn back now. Posso entrare qui sul treno.
more bodies. Looks like they were shot dead while they were eating. Oh. Looks like it was caught in a rock slide decades ago. Crazy to think that no one's found it until today. So the train was supposed to be hidden in this cave, but it looks like it all went wrong after the rock slide when these men were executed. Ho trovato già l'informazione sul treno, veramente. C'è un'altra cosa da osservare, questa. This carriage is more luxurious than the other ones. Maybe a dignitary's? Entriamo. Kate, come! I need a hand over here. Fammi entrare! Kate, come! I need a hand over here. Vabbè, ho capito, non posso entrare lì. If we build up enough speed, we should be able to use the height difference on the edge of the precipice as a takeoff ramp to get to the Sei pazza? And then get to the surface. Sure, that is if you can get the thing started. Don't worry about that. Back in the days with my band, I always used to play our old Venom tours. Ma veramente? Okay, but wait a second. First, I want to take a closer look at these bodies and maybe figure out what happened here. Looks like Second World War uniforms. They belong Seconda Guerra Mondiale. The fascists who triggered the war before they herded up and massacred millions of innocent people. Come vedi qua gli hanno sparato. Same as those over there. Sì. Full tank of gas. And it looks as if they were headed for the exit tunnel. It's like they were ready to head out. Looks like they were in a hurry, judging from their position. I wonder how a bunch of World War II fascist soldiers ended up here. Right. And who killed them just as they were about to ride out of here. One thing's for sure, though. We've got to give this motorbike a try. What? What are you saying? You mean you want to jump over the ravine? Vuole veramente saltare oltre la voragine, sì. The keys aren't on the bodies, I checked. They must be somewhere inside the train. You go and find the keys while I take a look at this motor. Will do. You'll be okay? Vado. Don't worry, love. I'm sure this beauty and I, we're going to become best friends. Ma tutta arrugginita dici che partirà mai? Allora io devo entrare qui. Comunque, sono sincero, l'utilizzo della telecamera in questo gioco mi sta piacendo tantissimo. È proprio ben fatto. Se non sai cosa fare, puoi ascoltare un suggerimento, non lo farò mai. Attendi che la barra sia piena e premi il pulsante. No, non, è una cosa che non farò mai. Devo penare per trovare la soluzione. Another body. Great. Un altro morto. Però questa sembra importante, eh? C'è una pistola. That must be the shooter. Ha sparato lui. I don't think I can make any use of that. Nothing interesting here. Must be the shooter. Ma quindi le ha uccise e poi si è sparato? Si è suicidato? One last drink to work up some courage. Funziona?
Ok. One last drink to work up some courage. Non funziona. Vediamo i documenti. Biglietto d'addio dell'ufficiale suicida. Oh, ciao Antonino, buona domenica anche a te. Come va? Come and- no, aspetta. Avete già fatto la festa per Helen, che ha fatto il compleanno? Era oggi, festeggiavate oggi? Sì, no, aspetta, che ero visto che stavate festeggiando? Al bowling? Comunque, com'è andata? Come va, in generale? Dimmi un po'. Mercoledì 5 aprile 1944, è andata bene? Cavolo, stavo guardando la tua motta animata e ho pensato che dovevo farti l'altra. Non lo so, dimenticato. Io non sarei rimasto che un mucchio di ossa nel momento in cui tu, chiunque tu sia, leggerai questa lettera. Cazzo, c'aveva proprio ragione. Ho vissuto ogni giorno della mia vita imparando a essere fedele alla madre patria nel rispetto dei miei doveri in nome del nostro grande leader. Non potevo desiderare nulla di diverso. Come ordinatomi, siamo riusciti a mettere il treno al sicuro nel rifugio concordato, lontano dalle mani del nemico. Siamo rientrati 2 ore fa. Ottimo. Tuttavia, l'accesso al tunnel d'uscita ci è stato precluso da una frana. Siamo dunque condannati a rimanere per sempre qui con il treno, così che il Comando Supremo possa un giorno recuperare i segreti. Si tratta di un'inaspettata benedizione, giacché l'Armata Rossa avanza dal fronte orientale che ci avrebbe fatto prigionieri. In questo modo il nostro segreto è salvo. Bene, bene, quella è la cosa più importante, che si sia divertita lei. Il morale delle truppe stava precipitando e mi sono visto costretto ad impugnare la pistola contro di loro per salvarla dal disonore e dal tradimento in cui avrebbe condotto la follia. Ho ragione di credere che, in preda alla disperazione, stessero pianificando di fuggire con il motociclo e poi barattare con il nemico le informazioni del nascondiglio del treno in cambio della libertà. Avete preso un gonfiabile, un'emettrice e una toccatrice? No, che figo, ci sarei voluto essere. Soprattutto per la toccatrice, mi volevo far truccare anch'io. Ho nascosto la chiave di avviamento per mere questioni procedurali. Ok, l'ha nascosto la chiave. Ora non mi rimane altro da fare se non adempiere ai miei ultimi obblighi in nome del nostro leader della patria. Così questo tesoro rimarrà celato fin tanto che il Comando Supremo sarà in grado di recuperarlo. In fede, Maggiore Christian Schutter. Schutter. So this brown shadow officer shot his own men and then killed himself to make sure the train was never found by the Allies. Whatever it holds must be priceless. Strange, a hollow shape. There must have been something in it. E cos'è sto? Ah, è la scrivania. Strange, a hollow shape. There must have been something in it. È la scrivania. Vediamo qui. Let's search somewhere else. I don't think I can make any use of that. Documenti su documenti inutili. Che bello quel cane. Major Sutel's last drink to give him courage. Major Sutel's last drink to give him courage. Guarda le piante che sono cresciute qui. Shot himself in the head. Awful. Si è sparato alla testa. Si è sparato alla testa e la testa è andata via. Questo cos'è? He wore stripes. Must have been the brown shadow officer in charge of the train. Ufficiale. Ufficiale, ma che devo vedere la testa che è andata via? Dove è andata la testa? Dove è andata la testa? Dove ho nascosto la chiave? È nascosta qui. Allora, devo rivedere. Posso rispezionare questo? No. Secondo me la matita mi serve. Prendi la matita, dai. Nothing interesting here. Let's search somewhere else. Strange, a hollow shape. There must have been something in it. Ah, probabilmente c'era inserito qualcosa, quindi devo trovare qualcosa.
Riguardiamo la scrivania. Sono aperti, ok. Dovrei anche questi due. Non è successo niente, va bene. Esco, vado a vedere da un'altra parte. Qui ci sono i tesori. Still looks pretty strong. Mi serve una chiave, qui ho una chiave o qualcosa per romperlo. Wow, è pericoloso qui. As far as I can see, the engine looks okay. But even if it is, I'm still gonna need the ignition key. Okay, torniamo indietro. Le chiavi sono sicuramente là dentro. È stata una frana a spostare sti vagoni così. What the heck happened here? How in the world did those bodies get here? Let alone the train. Sta venendo in mente una cosa. Ah, è che non posso usare. Non posso usare niente con la scrivania, vero? Ma che non potevo utilizzare niente con la scrivania? Se ci poggio il cuore... All Oscar's data inside. I was lucky enough to steal it from the militia soldier who picked it up at the frontier between Baranur and the Yakast. Oh, Mom. Ci deve essere qualcosa qui, lo Schwartz. La mano, cazzo, la mano non l'avevo visto.
Distinctive symbol of the brown shadow fascists. Oggi è bandito in molti paesi. Sì, sì, è molto, molto simile a quello a cui stiamo pensando. Quindi lo posso mettere qui. Guarda la chiave! Guarda la chiave, ci sono... Che chiave è? One of the keys is still covered in blood. Must be the one for the motorbike. Quindi ci abbiamo le due chiavi. Ottimo, devo andare ad aprire l'altro vagone. Devo andare ad aprire subito l'altro vagone. Go! No, non gliele dare! Oh, dove voglio aprire il vagone! Aspetta! Che c'è? It hasn't been started for too long. But leave me to it and I'll see if I can get it. Ah, meno male, dammi ste chiavi però. Just get it to kick start, we might be home free. Ti lascio lavorare. Okay, I'll leave you to it then. I'm gonna go search the train a little more. Maybe I'll find something useful for when we get out of here. Sure. Ma le chiavi... C'ho l'altra chiave. Oh, ok, c'ho l'altra chiave, sì. Sì, 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 sì. Mi serve, voglio andare qui. Sicuro si apre qua. Proprio lei la chiave. È così duro? Ma sei serio? No, è caduta! Dai! Forza! Guarda che cazzo c'è qua dentro, c'è l'oro! Oro, gioielli e quadri? Ma siamo seri? Minchia, quella ha fatto partire la moto intanto. Guarda che cazzo c'è qui dentro! Guarda! I can't believe it. This is gonna sì, ma come te lo porti via? Ma cazzo fai a portartelo via? È impossibile. Può portare un paio di cose, ma i quadri sicuramente no. Ma no, posso muovermi? Cioè, ma... A masterpiece. Aspetta! Questo quadro è quello che abbiamo visto nel negozio! È anche un po' rovinato. È il quadro che c'era nel negozio. Questo no, non l'abbiamo visto. Questo? It must be priceless. Now I understand why the Brown Shadow wanted to hide the train so badly. There's a veritable fortune in loot here. Anche questo quadro c'era lì nel negozio. Ma lo saccheggiavi tutti dal negozio della signorina. I hate to think what became of the owners of all these stolen objects. Sono morti.
Ok. Vacci piano. Oh my god. Che ha trovato? Raggiungilo. You gotta see this. No? Yeah, it's pretty well done. I like the color of the rock face there. Is that what fascinates you? No, Kate. There! Look! It's right under your nose. Sei tu! Sì, come faccio a osservarlo più da vicino? Oh, firma illeggibile. Chi ha fatto sto quadro? It dates from 1937, apparently, but I can't make out the signature. Cola? Coba or something like that? Anyway, what's so fascinating about it? You mean you can't see? Take a closer look. Sorry, you'll have to be more specific, Katusha, because I still can't see. Look again, there. The girl. E la tua copia spiccicata. Well. Dici davvero? You really think she looks like me? Come on, you gotta admit it's incredible, right? Either way, I suggest you put it away. We better get going. Sì, ma portiamocelo. E se arriva la guardia? Questo l'avevo già visto. Questo pure è il quadro che stava in negozio. Tutti i quadri che stavano lì. Questo l'avevo già visto. Sì, ho visto già tutto. Se riparlo con lei. Amazing. It's amazing. Sì, amazing, sì. Come on, Kate. You gotta admit she looks like you. It must be a sign. Hold it right there, girls. Merda. E beh. All right. You've caught it. But take a look inside this carriage. The train is full of treasure. We can all escape with the pieno di di tesoro. Look. Don't move. Bella Snake, certo, adesso bevo subito. Guarda che cazzo c'è là dentro. Listen to me, Simona. You've always been good to us. So why can't we help each other now? We'll be stronger together. Sure. You've been nice little prisoners. I have nothing against you personally. But why can't I keep the treasure for myself? I could leave this rotten prison. Nobody will know. I could even say you tried to escape. Ci vuole ammazzare. And be alive. Simona, don't! Don't take it personally. I just need a change of life. I think you can understand where I'm coming from. No! Oh, merda! No! Ha ammazzato la mia compagna. Bastarda. Come era fatto il pollo, Snake? Buono il pollo. Una fettina di colombo e la Macedonia. Che pollo era? Minchia, gli ha sparato proprio alla pancia. No, ma non è giusto. Sì, gli ha sparato, sì. It'll be all right, Katusha. No. Ma che andrà tutto bene, è morta. Hush, Katusha. Listen. That girl in the picture would have been so cool to go looking for her together, wouldn't it? Ah, patate, pollo con patate al forno. Mmm, no. Buono. You gotta go. You gotta go.
and find out before the guards come. Find that girl, all right? Kate? Love you. Remember me, Kate. I'll close my eyes now. Che bisogno di riposare un po'? È moruta. È morta, poverina. Scappa con la moto. Mi segna quello che è successo adesso? No, cioè più o meno. Torno con i rimpianti. Oddio, ma è morta. Bye, sweet Katyusha. È morta, sì, poverina. Sta stronza. She'll get to live. Sopravviverà. Togli la pistola. Mi ha dato un colpo con la pietra. In testa. Prendiamo sta moto e ce ne andiamo. Hai scofanato una pizza in 3 minuti. Minchia. Minchia. Libertà! Che prendi una bella rincorsa, schiaccia i cadaveri. Poverino. Over there! Scappa! Scappa! Over there! La cosa figa sarebbe stata se cascava dentro il fiume. Guarda come va. La demo mi sa che finiva lì. Ricordo che la demo finiva lì. Vero, Snake, mi ricordo bene, sì. Müller Wagen. Perché sti occhi così tremanti? Se tutta la strada che si è fatta con la moto? Ah, è andata a Wagen.
Autunno del 2005. Quartiere dei fiori a Wagen. Un anno più tardi, è passato un anno? Miss Walker? E questa chi è? Miss Walker? Yeah. Sei ripresa bene, dire. Oh, guarda, è uguale, guarda, no, è figo. Mi hanno fatto lo stesso viso degli altri titoli. Cioè, sono stati veramente bravi. Please excuse me, Frau Wagner. I was trying to decipher this. Però quando stavo in prigione c'avevo un viso diverso. They might help you find that Müller shop you asked about. Thank you, Frau Wagner. Thank you so much. You're very welcome, dear. I'll be at the reception desk if you need anything else. O più o meno c'è anche lo stesso vestito. Ma veramente, Don? Non sembrava lei in prigione, eh? Anche le chiappe sono me... No, scherzo. Cos'è che mi ha detto? Usa l'elenco telefonico sul tavolo del soggiorno. L'elenco telefonico, vabbè, ma guardiamoci noi in giro prima. Ma stava lì l'elenco, ma vaffanculo. Mi volevo guardare in giro io. Controlla i tre negozi che potrebbero aver venduto le custodie del dipinto. Questo qui, antiquariato. Müller. Tutto Müller! Però potrebbe essere questo qui, l'antiquariato. Maybe the painting case came from this shop. Secondo me sì. E scivendo lo posso escludere. Cos'è questo? Right. Guess I better start looking for shops called Müller that are likely to sell art supplies. Materiali artistici, giusto. Ristorante, escludi. Negozio di biciclette, escludi. Banco dei pegni, potrebbe essere. Farmacia, escludi. Eleganza, qua escludi, negozio alimentare, escludi, cibo, uccelli, via, sandali pure, cioccolato e caramelle, Però secondo me va escluso pure questo, dovrebbe essere solo quello. E che posso cambiare pagina? No. Dovrebbe essere quello lì. E non... Non fa più niente. Però voglio ispezionare un po' qui il posto. Cosa c'è qui? Still haven't bumped into any guests since I arrived yesterday. And that suits me fine. È una scacchiera. I get the impression I've seen that before someplace. Cioè che c'è una sorta di automa qui. I get the impression I've seen that before someplace. Ok, non me lo fa usare. Pensavo che potessi usarlo. Posso salire? Wow. I hope it'll be just as calm when I get back. Wouldn't mind some alone time by the fire. Da solo davanti al caminetto. Guarda che bello sto caminetto. Hans. According to this flyer, he came to Wagen during one of his trips.
1919 la nazione dello Stertal venne formata dalla divisione di numerosi stati usciti sconfitti dalla Grande Guerra in un clima economico complicato. Wagen venne proclamata capitale. Ma vediamo un attimo veloce. Allora, qui ecco Vorberg. Nel 34 c'è andato Hans Vorberg. Durante uno dei suoi numerosi viaggi verso est, questo giovane si fermò a Wagen, che era stata distrutta dagli incendi, e la automatizzò. Questo processo creò migliaia di posti di lavoro che rilanciò l'economia stagnante. Vorenberg scomparve nel nulla da cui era arrivato. A lui dobbiamo senza dubbio il gioiello della città, la piazza della musica. È quella che abbiamo visto all'inizio del gioco. Ok, l'ombra bruna è 38, 45, l'occupazione fascista, Wagen viene liberata, vabbè, poi nel 1995 l'Ostertal entrò a far parte dell'Unione Europea. Va bene, interessante. Poi cosa c'è qui? Volantino dei luoghi imperdibili. La piazza della musica, la stazione centrale, il quartiere degli antiquari, questo è quello che mi interessa, e il ponte delle foschie. Il ponte delle foschie? Con la sua vista idilliaca nel fiume d'ombra, un'architettura unica e svariati negozi tradizionali che vendono artigianato locale, questo monumento storico è imperdibile. Quartiere degli antiquari, mi sa che devo andare qui, è un momento da non lasciarsi sfuggire, questo quartiere è pieno di sorprese. Ok. Ma l'ha preso? Non penso. Questa è la stessa cosa, no? No, è un altro volantino. Tour di Wagen, in ricordo della Seconda Guerra Mondiale. Ponte delle Foschie, il percorso dei ricordi, nel quartiere dei musicisti. E infine la stazione centrale, vabbè, ok. Ok. Sono questi tre. Vediamo il camino. Hope it still works. Va bene. Io posso entrare. Queste due lo posso osservare. Cos'è questo? Oh merda. E qui dove sono adesso? I understand why Wagoners call their town the heart of Europe. Si trova letteralmente al centro. Wagen is surrounded by the Alps. Switzerland is right on the other side. That's Germany over there. I wonder how far Bahnhofstadt University is from here. Ok, mi sono fatto un'idea più o meno di dove siamo. That's not my room. Better not go in. I think that's Frau Wagner's room. Quindi questa è la mia stanza. Wow. Non lo ricordo questo dipinto. Posso fare introspezione, la faccio dopo. Andiamo qui. Ispezioniamo la scrivania. No, non ispeziona niente nella scrivania. Nice. It seems like a lifetime since I enjoyed some good old-fashioned comfort. Room might not be as cozy as a you call yurt, but è una bella stanza, eh? È veramente carina. Adesso mi ha fatto ispezionare la scrivania. Müller Wagner, vedi? Ah, c'è il simbolo. Aspetta, vedi che c'è il simbolino del volatile. Il mio portafoglio. The meager amount I've managed to save since I escaped from the mine.
plettro, cazzo, il plettro. Katyusha's punk group. Would love to have seen them. Lo lasci lì. I'll find her, Katyusha. Just like I promised. And we'll find out who she is. Or was. La donna del dipinto. Ma guarda qua, ha messo tutto nella bacheca. Ma che figata. Vediamo cosa c'è. Il dipinto era nascosto nel treno, rubato dall'ombra bruna. Il treno rimase intrappolato da una frana. 1944. Posso muovermi? Ecco. Dipinti vicino a una montagna, non riesco a decifrare la firma del pittore. Chi è la ragazza raffigurata? Noi sappiamo chi è. È la musicista. Caiga di ferro, 2004. Era... Ho trovato il treno del maggiore Sutter insieme a Katyusha. Il dipinto risale al 37 e era conservato in una custodia per musica. La custodia del dipinto era indicato negozio dei Müller di Wagen. Devo trovare il negozio dei Müller. Questa è la lettera dell'ufficiale suicida, beh, non la devo rileggere. Ok. Se faccio introspezione vediamo che cosa mi dice. Magari lei pensa, devo fare questo o devo fare quest'altro? Credo. How strange to be here in Wagen. After months of roaming from east to west on a motorbike, after taking odd jobs, mi ha messo in motocicletta. To build up a little nest egg to finance this trip, and to be able to stay in this guest house for a time. Lucky Frau Wagner let me in despite my appearance when I arrived, with my meager means. The days when Marson and Lormit paid for hemorrhoidi. Sì. It's like they were someone else's memories. Fading away with passing time. I've changed. Bastardo, don't. Mom and Katyusha, pursuing my hypothetical double on the painting turned out to be too tempting. Comforting, even. In any case, I promised Katyusha I would find her. Sì, la voglia. E poi, cioè, ti ricordi com'era la moto? Cioè, non c'aveva neanche un sellino, secondo me, quella moto. Bello il cuore di Oscar. Allora, se io vedo qui, controllo i tre negozi che potrebbero aver venduto la custodia. Tre negozi? E non avvisi. Perché tre negozi? Dove sono gli obiettivi? Io ne ho segnato solo uno, vabbè. Ah, lì c'è un giornale, rileggiamo il giornale? Rileggiamo, cioè, leggiamo noi per la prima volta. Wagner Post. Bottine di guerra ritrovate in una miniera di sale illegale. La miniera di sale era illegale! La scoperta della miniera clandestina nella regione della Taglia di Ferro ha sconvolto gli attivisti per i diritti umani, contemporaneamente dato uno scossone al mondo dell'arte. Sì, visto quanti quadri c'erano lì. La polizia ha scoperto la presenza dell'attività sotterranea in stampo criminale grazie alla soffiata di un'ex lavoratrice tenuta a schiavitù. Io. Ma la presenza dei lavori forzati non è stata l'unica sorpresa che la polizia aveva in serbo. In una delle caverne è stata ritrovata una locomotiva a vapore in cui erano ancora attaccati svariati vagoni che trasportavano un prezioso bottino di guerra. Si dice che capolavori fino ad oggi considerati perduti e altri oggetti preziosi siano stati rubati dall'ombra bruna. Durante la Seconda Guerra Mondiale il valore del ritrovamento è stimato in centinaia di milioni di dollari. Centinaia di milioni di dollari! Il capo della polizia, Viktor Palinsky, ha affermato: abbiamo identificato e trattenuto chi guidava l'operazione e teneva prigione i laboratori. La miniera è stata smantellata, gli operai sono stati identificati e dopo un breve periodo in ospedale per controlli verranno ricongiunte ai familiari.
Secondo una fonte dell'ospedale, molti lavoratori e schiavi hanno raccontato che il loro compito non era quello di estrarre sale, come si chiedeva inizialmente, ma avorio e strani artefatti. Al riguardo, la polizia ha commentato che le indagini sono ancora in corso. Oh, ciao, Basitec! Ho ancora in libreria di Steam da giocare i vari Siberia. Questo è direttamente collegato ai primi o potrei giocarlo prima degli altri? Che bella domanda, Basitec. Secondo me potresti anche giocarlo prima degli altri. Ciao. Allora, prendiamoci. Guarda che faccia che c'ha. Rifalla quella faccia. Allora, prendiamoci. Rifalla. Cosa hai detto? È vero che andiamo a cinese. Forse sì. Quindi stavo dicendo Basitec. Allora, io prima di cominciarlo, comunque c'è un riassunto dei tre. Vabbè, è molto figo. E quando? Quando finisco qua. È molto figo comunque questo, graficamente parlando. Ma c'hai anche il terzo, mi hai detto? Il terzo è un po' bruttino da giocare, eh? A livello di gameplay è veramente antipatico, perché non è punta e clicca. I primi due, mamma mia, quanto sono fighi. Ho comprato i primi due, va bene. Ok, magari il terzo, non lo so. Io te lo sconsiglio, perché veramente io l'ho comprato al day one, il terzo, perché adoro la saga di Siberia, sempre adorato. Ma ci sono rimasto male. La storia ok, va bene, perché è un proseguo. È un proseguo dei primi due, la storia ci sta. Però a livello di gameplay, mamma mia, ho sofferto tantissimo. Vedi tu, poi decidi tu. Questo è bellissimo. Questo è veramente figo come è fatto. Mi piace come... Ok, sì, la grafica, perché ovviamente è di nuova generazione, ma... La gestione della telecamera e che sia punta e clicca, ma quanto è figo. Ah, qua che cosa stavamo leggendo? Sembra comunque saranno delle idee di aiutare la polizia. Ah, vabbè, ok. Ok. No, ma è veramente bello. Veramente bello. Credo sì che si potrebbe giocare prima e poi giocarti i primi due. Perché ho visto che comunque la storia di U-Call con i primi tre capitoli è chiusa. Qui è più un proseguo della storia di lei, della ragazza, di Kate Walker. E non più legato agli U-Call. È figo. Veramente figo. Ma che c'è una TV? Comunque vedo che ci sono degli artefatti un po' strani. Con gli specchi, ecco. No, adesso va bene. Sì, comunque è fatto veramente bene. Mi piace molto. Ma devo rispezionare i negozi, non so. Vediamo sta TV. Che non so se è una TV, ma è una TV? Ma è un computer! Oh, porca puttana, un computer! Cerca luoghi. Beh, hanno fatto bene. Così anche per chi non conosce la vecchia trilogia, non ha bisogno di doversi riprendere dal gioco e vedere questo. No, infatti, poi, ripeto, c'è un video riassuntivo che puoi vedere dal menu, dei primi tre capitoli, e ti fa vedere tutta la storia di Walker, che stava... Aspetta, com'è che si chiamava... Io mi dimentico il nome di chi cercava. Di Hans. Il cognome non me lo ricordo. Allora, cerchiamo Wagen. Negozio dei Müller. Too many results to trawl through with a computer. Troppi risultati da trovare. The documents for Al Wagner brought me first. Sì, è che l'abbiamo fatto, sì. Città. Wagen, la capitale, vabbè. Ma che figato sto computer! Si stima che vennero uccisi almeno 100.000 vageriani. Ok, don't, vageriani, non vegetariani, originari della città. Perché inizialmente avevo letto vegetariani, no? Perché a livello visivo, se tu vedi questa parola, sembra che tu stai leggendo vegetariani, eh? E invece vageriani, che è un'etnia. Me l'ho sbagliato io, perché sono stato molto superficiale
nel leggere sta cosa. Vabbè, ok, voglio tornare indietro. Voglio tornare indietro. Estero, cosa c'è dell'estero? Taiga di ferro? Cos'è sta taiga di ferro? Vagioiani. No. Cos'è sta taiga di ferro? Fammi vedere. Il toponimo taiga di ferro identifica una regione dell'Europa dell'Est che è rimasta in gran parte incontaminata e conosciuta probabilmente per aver funzionato da linea difensiva della Russia, credo, URSS. Durante la guerra fredda, l'esercito sovietico schierò una grande quantità di mezzi militari nella regione per difendere eventuali attacchi da parte della NATO. Queste apparecchiature furono in gran parte abbandonate, va bene, ok, bla 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 bla. Storia. Indietro. Apri la casella di posta, ci sono email? Ho sbloccato una CIM. Ci sono delle email di vecchi di 3 anni. Ah, that's better. Ha fatto pulizia, ha cancellato tutto. Credo che siano i cittadini di Vager. Ma sai, Donkt, che non ci avevo pensato? Hai proprio ragione. Vageriani, cittadini di Vager. Corretto. Necrologio. Chi è morto? Katyusha, non penso che la troviamo. Però ho informazioni su Katyusha. Be here with me now, Katyusha. We would have found the shop together. 14 gennaio 2001, denunciata la scomparsa di Katerina Spiridonova, che in passato era stata il leader dei giovani sovietici, ex bambina prodigio, conosciuta nel nome d'arte Katyusha, si era unita giovanissima al coro di Stato russo. Vediamo se c'è qualche notizia della sua morte. Questa è la sua storia. La polizia conferma che il corpo di Katyusha non è stato trovato. No! Ma tutte le prove suggeriscono che la corrente del fiume abbia trascinato lontano. Aspetta, sembra che la giovane sia scomparsa in circostanze misteriose quando qualche notte fa, dopo un concerto. Ah, ok, ok. Questa praticamente è la sparizione, sì, del 2001, perché noi stavamo con lei fino al 2004 alla miniera di sale e purtroppo abbiamo visto come è morta. Ma Sarah Walker, chi è? Sua mamma, Sarah Walker. Oh, mom was buried months ago. Sua madre, 25 agosto del 2003. In seguito a una malattia si è spenta all'età di 65 anni. Coinvolta nel campo della cultura, specialmente dell'opera, è molto amata da amici e vicini, lascia ricordi felici a chiunque l'abbia conosciuta. Olivia e il marito danno... Vabbè, ciao. Credo che il computer non mi sia... Organizzazione? In che senso? Ah, l'ombra bruna. Posso vedere informazioni sull'ombra bruna? È un termine usato per descrivere l'ondata nazionalsocialista che investì l'Europa nella prima metà del XX secolo, emersa nel corso degli anni 20, in Europa centrale raggiunse il potere negli anni 30 e successivamente conquistò il resto dell'Europa. Ma esisteva veramente l'ombra bruna? O è un'invenzione del gioco? L'ombra bruna è responsabile di genocidi che causarono la morte sistematica e organizzata di milioni di persone. Milioni. Milioni. E sì, lo credo anch'io, Don't. Credo anch'io, perché non, ovviamente non hanno messo quel nome. Che poi, vedi il simbolo, hanno messo... Hanno messo un simbolo identificativo, sì, penso pure io che è così, eh. Figo comunque il computer, figo. Allora io devo vedere, c'è una pianta da osservare e poi rivediamo qua, ispezioniamo di nuovo il quartiere dei fiori. riguardiamo i documenti che ci ha portato la signora. Che diceva tre negozi? Poi comunque usciamo, lo riguarda e poi usciamo dal negozio, dall'hotel. Perché ho segnato... Questo antiquario, Müller e figli, allora vediamo, perché potrebbe essere anche questo, eh? Spunta pure questo qua, il banco dei pegni, dipinti, ci sono dipinti, poi cosa potrebbe essere? L'orologia, no, non penso. Sandali, fibbie, no. Negozio di alimentari, no.
cappellieri, no? Pescivendolo no, ristorante non c'entra niente. Ma questi due, in teoria, forse l'orologeria. E non c'è nessun negozio che c'è il simbolo con l'oca, non so che cacchio è. C'è una loca nel... C4. C4. E questo è D3. Ah, io vado a C4 comunque prima. C4. Oh, hi, dear. Oh, hi, dear. Posso riparlare con lei? Ah, comunque, Basitec, un'altra cosa interessante. Io ho giocato la demo prima di giocare finalmente il gioco completo. E dalla demo al gioco completo, ti devo dire che a livello di performance, di ottimizzazione, hanno fatto un buon lavoro. Caspiterina, la demo mi faceva laggare tutto. E l'ho giocato con una 2080 la demo, che comunque ancora oggi è una scheda grafica dove ci puoi giocare tutto. Sì, si capita, sì, vabbè, era una demo. È vero che oggi sto giocando con una 3080 Ti, però comunque la vedo l'ottimizzazione. Lo sto giocando ad ultra in live, con OBS attaccato e non ho problemi. No, parliamo con la signora. Di nuovo. So, Miss Walker, were the documents of any help to you? To tell you the truth, I haven't had time to look at them yet. Come non lo guardate? L'ho guardati! Thank you so much for digging them out for me. I'm sure they'll be a great help. Good. Let me know if there's anything else I can help you with. Allora, mi è scappato qualcosa sopra? I have a few questions about Vagen. Good. Because if you'd ask me about the latest discovery, I'd have to say pass. But if it's about Vagen, then you've come to the right person, my dear. Parlami del quartiere. What can you tell me about the district? Leggiamo un pochino di storia di Vagen. Districts in Vagen, traditionally working class. Che figo, guarda che figo. The other relics who live here do try to keep it from modernization and mass tourism as best as we can. Other districts haven't been so careful. And the locals have been forced to leave their district because of rising rent prices. Che il tram guidato dagli automi è veramente figo. To be honest, I haven't had much time to find out about Vagen and the surrounding area. What is it I should know? For one, Vagen is very old, renowned for its charm and culture. As for the surrounding area, it attracts mountain lovers mostly, it being so near to the Swiss Alps, of course. The banks of the Dombra, the longest river in the country, are the delight of summer vacationers. Vabbè, la puoi abbassare la grafica, Basitec, non ti preoccupare. Credo che puoi... Cioè, che PC hai? Che caratteristiche c'ha il tuo PC? Nothing else comes to mind for the moment. No, non volevo dirgli di andare via, volevo parlargli della pensione. Come back and ask if you have any more questions. Vabbè, mo ci ritorno, scusa. Non volevo uscire. Was there anything else, Miss Walker? Sì, sì, la pensione. Do no, lascia perdere. I ask you a few questions about your guest house, Frau Wagner. Oh, I'd be delighted. What would you like to know? Del bar sopra. La mia stanza. Ci sono altri ospiti? Things seem to be quiet today. Oh, there's never many guests at this time of year. Ah, nel periodo. Actually, is she a guest too? Oh, yes. She arrived earlier. An elderly English lady. A former military officer, if I understood correctly. They say she's come on some rather unpleasant business. A burial, what I can gather. Yes, Miss Walker. And she hasn't let go of the telephone since she got here. Non ha lasciato il telefono da quando è qui. Non ti dico cosa perché è raccapricciante. Però visto che sono sopra i requisiti minimi almeno. Dai, allora sì. Perché effettivamente puoi abbassarla la grafica, non... Non ti preoccupa. Io ho fatto un test. Metto tutta ultra e giochiamo. Ho visto che non avevo problemi. E ti devo dire che le temperature sono buone.
Le temperature di processore scheda grafica sono buone. Che mi dice di lei? I'd love to know more about you, Frau Wagner. Oh, there's not much to tell, really. At least nothing that would change the course of history. But I'm sure you've had an eventful life, haven't you? Well, I was born just after the war in Wagen, and I've never left. I opened alla fine della guerra. My husband until he died a few years ago. I'm sorry to hear that. You see, nothing to write home about. Then again, we were never ones for excitement, really. But we were happy, my husband and I. Chiediamogli della sostanza. The room's just perfect. Thank you so much. There's no need to thank me, Miss Walker. It's my job to make sure my guests are comfortable. And it's not every day we get a young American lady on a motorbike in the middle of the night looking for a mysterious shop. It makes me feel like I'm in a detective. E lo siamo dentro un giallo. My quest here is closely linked to the region of Wagen. Could you tell me a little bit about its history? I'd be glad to. Ah, anno 1937. The woman I'm looking for must have been about 18 in 1937. Was this an important date in the history of Wagen? Not that I know of, no. But I'm not much of a historian. Ai tempi non ero nemmeno nato. Born then. All I know. Sì, l'ho giocato che T-Rain, bellissimo. With the Second World War. Però la versione originale, non la Director's Cut che è uscita da poco. È comunque lo stesso gioco, eh? When the Brown Shadow was still just another party vying for power by preaching hate. L'ho giocato pure in live, ma veramente fighissimo che T-Rain. Tu l'hai giocato? Cambia la grafica, l'hanno migliorata, quindi se tu non l'hai mai giocato e non ce l'hai, potresti pensare di comprarti la Director's Cut anziché quello originale, cioè quello precedente. È un bel gioco, effettivamente ho pensato di giocarmi, rigiocarmelo, però... Ah, l'hai giocato. Costa veramente tanto, sai, la remastered. Mi è sembrato troppo costoso. Pare che era 20 euro. I found out about the woman I'm looking for thanks to a painting that must have been pillaged by the Brown Shadow during World War II. Doesn't surprise me. Ma per chi non l'ha mai giocato, spendere 20 euro, vabbè. Was annexed and occupied by the fascists just before the war. They sacked, stole and pillaged everything they could. Just like they did in the rest of occupied Europe. Sì. Nothing else comes to mind for the moment. Thank you for your time. Well, feel free to come back and ask if you have any more questions. Tu pensa che mi sono giocato dei giochi che cioè, ma neanche potevo chiamarlo pixel, perché erano proprio linee, cioè, a livello grafico erano di un dettaglio infimo, ma veramente, veramente belli. Aspetta, com'è che si chiamava quel gioco? Anche la musica era bellissima. Aspetta, come si chiamava quel gioco? Se c'era cippa se lo ricordavo. Aspetta, no, io te lo voglio dire, perché ma quelli che io te li consiglierei, quei giochi lì. Aspetta che lo guardo. Se ribecco Steam, sì, perché tanto sta nella mia libreria. Lascio lì Kate Walker in pausa senza musica per un attimo. Allora, come si chiamavano quei giochi bellissimi che ho fatto tempo fa? Che poi ho giocato anche Kentucky Route Zero, figo, ma mamma mia quante cose. Ah, The Last Door. The Last Door lo conosci, Basitech? Anche il 2 ho giocato. Ma quanto figo! Cioè, a livello di grafica è una merda, perché chiamarla pixel art è veramente esagerato. Però bella, la storia è bellissima. E te lo consiglierei. Allora, vediamo qua. Ma posso bussare qui alla signora? Vediamo che fa. Mi picchia? If you don't mind, I'm in the middle of a call. S-
Se non le dispiace, sono nel mezzo di una telefonata. Allora, prima di uscire, andiamo a rivedere i documenti, perché sembra che mi sono dimenticato qualcosa, ma in realtà no. Sono questi i documenti, no? Che mi ha dato la signora. Perché ha detto che ancora non l'ha visti quando in realtà l'abbiamo visti? Sono questi qua. Perché qua parla di tre negozi, forse perché ne ho... devo mettere all'abuso un altro negozio. Allora, se proprio devo mettere all'abuso un altro negozio, lo metterei... Dove? L'orologeria. I nailed it for two of my choices, I think. I just need to change the wrong one. Infatti, non è l'orologeria. Però è vero, devo farne due. Un altro di dipinti, quale potrebbe essere? Cioccolato, caramelle, no. I cappellieri, eleganza, chic, proviamo. Looks like I'm almost there. I just need to check one of my choices. Something. Io non ci vedo altro. Alimentari, forse l'alimentari, questo qui. Non è ali. Ah, potrebbe essere questo, perché non è inteso come alimentari di cibo. Ha la faccia di Pixel, però ci sta bene. Ah, l'hai visto? Hai dato un'occhiata a Basitech. Personalmente, comunque, tra le grafiche pixelate preferisco quelle un po' dense, più dense di poligoni, come appunto Katy Rain o Timberland Park. Sì, sì, sì. Però The Last Door all'inizio io ho faticato i primi 10 minuti nel giocarlo, però veramente ne passa la pena, guarda. Ho giocato pure il 2, per dirti. These three make up a good basis to work from. Fedi. Let's see if I can rule out a couple using the map. Era l'alimentari, alimentari inteso non come alimentari ma come cartoleria, ma dai. Trovi tre negozi sulla cartina, allora aspetta, fammeli vedere. Perché ce l'ha segnati. E5, D3, C4. E5, D3, C4. Calano di prezzo spesso, eh. E5. E5. Ma what about this one? D3. E l'altra è a C4. Qui. Giusto? Ok. So these three shops are the most likely to have sold the painting case. I need to pick the right one now. Secondo me quello corretto è l'antiquariato. Scegli se la cartina di negozio più importante da visitare. Ma secondo me è questo. No doubt about it. This antique shop is probably my best shot. Nicchia, ha strappato. Questo qui. La pagina strappata con l'elenco delle cose si trova. La pagina strappata dall'elenco telefonico alla pensione indica che il negozio Mühlenson si trova nel quartiere degli antiquari di Wagen. Quartieri degli antiquari. Just need to get the painting from my room and I can go and show it to the antique dealer. Ok. Mi ha detto quello che devo fare. Ok, ore sono le 8:30, ok. Non vorrei chiudere proprio alle 9:09, magari un 10 minuti prima, perché se mi devo preparare per uscire. Preferirei non fare tutto di corsa poi. E comunque lo continuiamo domani sera questo, eh. Ovviamente. Allora, devo prendere il dipinto. I just need to take this painting to the antique shop I found earlier. Maybe Frau Wagner can tell me how to get there. Vai al tram, visita il quartiere prima di andartene. Visita il quartiere prima di andarmene. Potrei farlo.
Infatti è gialla e non è obbligatorio ai fini della storia. Mamma mia, sei bellissima lei, eh. E lei è proprio bella. Allora, posso uscire? Sì, senza parlare. Voglio visitare il quartiere. Questa è la moto con cui sono venuto. Pity Wagen is practically all pedestrian. After all those months on the road, I've gotten kind of fond of that old bike. È distrutta sta moto. Come cazzo ho fatto a camminare per mesi? Lo sai solo tu. Sì, ok, basta. Ho vista la moto. Going by what Frau Wagner told me when I first arrived, this used to be a working class district. Nowadays I bet everyone wants to snap up these old houses. Come a Brooklyn. Però un bel quartiere. Tranquillo. Pedonale poi soprattutto. Sarebbe figo abitarci, eh. E poi siamo nel 2005. L'hanno ambientato. Il gioco è ambientato nell'anno 2005. Io posso scendere? Sì. Guarda come si gira la telecamera, è una cosa fantastica. Non c'è niente da vedere qui. It's just so beautiful. È bellissimo. Proprio figo il quartiere. Sono arrivato alla fine. Ok. Must be the botanical gardens. Too bad it's closed. Peccato, è chiuso il giardino botanico. The guest house in that neighborhood sure are the best things to happen to me since who knows. But I should go and take the tram now. Ho guardato le texture cut di Kate Rain. La grafica è uguale, hanno proprio ampliato il gioco aggiungendo altri luoghi e sequenze ed hanno remixato la colonna sonora. Mannaggetta, ora ho voglia di prendervelo. Ma quindi hanno messo anche qualcosa in più. Vabbè, il gioco dovrebbe essere la storia, per bene o male dovrebbe essere quella. Vabbè, se hanno aggiunto dei luoghi, ok. Però il fatto che la grafica sia uguale, dai, no, non è proprio vero. L'hanno migliorata un po'. Uguale uguale non lo è. Però sì, ok, effettivamente sarebbe da rifare, dici? Ci penserò più in là, Basitec, ci penserò più in là. Ma mi ha sbloccato, sì, mi ha sbloccato il fatto che ho visitato il... La trama uguale, hanno aggiunto delle sequenze per renderlo più dettagliato, ok. Aspetta, aspetta. Se salgo di qua, che va verso il tram? No. Questa è la fermata del tram.
posso viaggiare per andare al negozio di Müller. Però voglio stare ancora qui perché voglio parlare con la signora. Guarda che questi non mi fanno passare. Guarda che hanno fatto come muri invisibili delle persone. Geniale. Ok, qui invece ci hanno messo un mobile. Qui posso andare in strada? No, non posso andare in strada. Vabbè, voglio andare a parlare un attimo con la signora. Was there anything else, Miss Walker? Apparently the shop I'm looking for is located in Vaughan's Antiques District. Could you tell me how to get there from the guest house? Your best bet is to take the tram, miss. The town center is almost entirely pedestrian. Your motorbike won't be of any use there. No. You'll find the nearest tram stop at the top of the stairs, to your right. L'abbiamo vista già la fermata del tram. Nothing else comes to mind for the moment. Thank you for your time. Well, feel free to come back and ask if you have any more questions. Ti ho chiesto tutto praticamente, signora, tutto ti ho chiesto, tutto, anche che mutande sta portando oggi. E non me l'ha voluto dire. Non è vero delle mutande, però sì, gli ho chiesto tutto. Allora, prendiamo il trammino e andiamo qui al negozio dei Müller. Abbiamo sbloccato l'achievement, primo indizio. Guarda che figo sto tram con l'automa che lo porta, è una cosa bellissima. Vediamo se lo fanno vedere. Dai, fatemelo vedere, vi prego. Eccolo, eccolo, è bellissimo. È uno spettacolo. Lo vorrei nella realtà, sta cosa. A Devil's Pass, you mean? I did hear something of the news before coming out. What's the latest then? They reckon they found remains dating back to World War II. Vero. When resistance networks led refugees across into Switzerland. Nasty times were those. Feliz. Yes, not the best times in our history, were they? Ma guarda che cazzo di città, ma è stupenda. Penso che posso cliccare su continuo per arrivare, perché c'è il continuo qua sotto, qui, continuo, qui. Penso che continuerebbe a viaggiare all'infinito se non clicco. È in introspezione adesso lei. Guarda, è bellissimo. Fantastico. Questa parte non capisco, la parte dove è attaccato l'automa. Fammelo rivedere un attimo. No, non me la fa vedere. Dai, prossima scena. Qua. È strano qua. Quartiere degli antiquari. Ah, noi siamo sul tram 83. Sì, sì, ok, il piedistallo. È strano che... Vabbè, a livello grafico, no? Perché slittava così.
cioè, non era attaccato, era slittava e glitchava a livello grafico, no? Era quello che mi straniva. Lo volevo un po' più realistico, che ci fosse una specie di, non so, ingranaggio, no? Che lo tenesse. Invece vabbè, l'hanno tralasciato. Oh, nulla di che, alla fine. E sta signora appoggia da qui. È sporco per terra. Oh, guarda che figata. Comunque l'antiquariato c'ha un nocché di affascinante. Bello da vedere. An antique shop, but not the one I'm looking for. Non è quello che cerco. Ma posso parlare col tizio? Vediamo che dice quello che vende i tappeti. Miller? Oh, straight ahead, Fraulein. You can't miss it. E che so di Müller? Ma noi lo serviamo tutti i negozi, perché noi li vogliamo vedere bene, come sono stati dettagliati e costruiti. Guarda che bei quadri. No, that isn't the antique shop I'm looking for. Bruttissima l'insegna luminosa. Bei pantaloni che abbiamo, guardato ora in quella direzione. Sì, guarda, guarda lei. No, non lei, tu dici lei. Sì, è vero, c'ha dei bei pantaloni. C'ha dei pantaloni bellissimi. No, volevo parlare anche con... Aspetta, aspetta, torna indietro, Walker. Devo parlare con lei. Lui. Solo hello? Cioè, solo da dire hello? C'è un menu qua del bar. Und Söhne? It's just over there, on the next corner. Ok, dietro l'angolo. È questo? Feels like I've completely lost my appetite since the mines. And yet... Vaughan is famous the world over for its cakes. Ma che è questo mule? È questo qui il mule? E questo è il negozio che ci serve. Però prima voglio salire qui, vediamo se sale. Che figo, è salito. Questo è un ristorante. Non ti mettere così, signorina. Sono veramente affascinato da questa città. Oh, bella. Müller, scritto lì proprio. Müller. È chiuso? The top brands have nonetheless managed to get a foothold in the district. Ti stupisci? Questa signora c'era anche sopra. Stesso modello hanno utilizzato. Ai 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 ai. Müller und Söhne. Müller and Son. This must be the place. Che c'era scritto lì davanti? Ai ai. Vabbè, ci sta. Ci può stare. I thought
Not as much. So, Hans was here in Wagen after all. Hans è stato qui. The hallmark on that sphere proves it. Minchia, lui. What that automaton was used for. I have to get a closer look. Well, that is if someone lets me in. Nia, guarda, è Matrioska. Cos'è che dice? Dai un'occhiata agli stand. Prima di parlare con l'antiquario. Certo, lo farò. Inventory day. Giorno dell'inventario. Lo suono 3 volte. Però aspetta, prima di suonare, c'è qualcos'altro che posso vedere qui fuori? Can't be this way. È un'emergenza, ho suonato 3 volte. Si è aperta da sola la porta. You rang? Yes. Sorry to bother you. Allora, facciamo come ha detto. Osserviamo prima un po' tutto in giro e dopo parliamo con l'antiquario. Che figata sta armatura! I should talk to the antique dealer. I can always browse later. No, scusami. Was in the middle of an inventory. Is it urgent? Scusa. Dai un'occhiata agli stand prima di parlare con l'antiquario. Ma l'ho fatto? Allora usciamo. I must remember to ask the antique dealer about it if I get the chance. Yes, Fraulein, were you looking for something? Sì, aspetta che ti lascio un attimo. Arrivo. Mo arrivo. Vuol dire che c'è qualcos'altro che devo vedere? Giusto perché... Questo forse. Questo fa orologi. Ah, c'è anche quell'altro, posso vedere. Even Simon Steiner wouldn't have done any better. I hope he and his granddaughter are okay. C'è un altro stand qui da osservare. Ok, me lo dava qua. That reminds me of the souk of the Yukles. È vero. I really miss not traveling with them sometimes. What an authentic district. Brings up memories too. Mi mancavano solo quei due. Pronta la scena. Ciao Basitec, grazie di essere passato. Ma comunque anch'io a breve sto staccando, eh. Guarda, vado a parlare con l'antiquario e poi stacco. Buona cena. Alla prossima. Hello. I mean, hello. Guten Tag. Herr Müller? Guten Tag, Fräulein. I am stock taking, if you will. Oh, sorry to disturb you, but if you don't mind, I'd like to show you a painting. A painting? Sì, un dipinto. Yes, of someone I'm looking for. A girl who apparently looked like me. Well, I'm rather busy. But all right. Show me. You see? It has the name of your shop on it. Yes, the label certainly comes from here. It's very old, though. It's the only clue I have as to the whereabouts of the girl. I see. Fagli vedere sto cazzo di quadro! Whoever owned the painting must have been a client of the shop before the painting was stolen by the Brown Shadow during the Second World War. That's all very possible. That was when the shop sold materials for artists. Ah, vendeva materiali per gli artisti. Certo, dai un'occhiata. Do you mind if I take a look? Be my guest.
I've been told I look like the model in the painting. A slight exaggeration, no doubt. But is there any chance that you know who she could have been? There's no exaggeration, Fräulein. Indeed, she does look like you. But I'm sorry, I've never seen her before. Peccato. L'artista. Do you know anything about the artist? Well, I'd say the style is close to the naturalist school, which makes sense given the date on it. The signature is very faint. From what I can make of it... No, the name doesn't ring a bell. Sorry. Merda. Il collegamento col negozio è l'unica cosa che rimane. Come from your shop. Going by the date, the painting must have been done in my grandfather's day. Suo nonno. The shop sold materials for art, and this type of case would have been used to protect a painting, or to carry documents, a manuscript, or even sheet music. Infatti era per gli spartiti. Apart from that, there's not much else I can tell you. Porca puttana. Pity. You were my last hope. I can tell you where it was painted, though. If it sì! Can help. Oh? Sì, yes, dimmelo. Certain. That's the refuge at the Silberspiegel. You can make out the mountain circus in the... Dove lei lavorava? It overlooks Wagen and leads to the Swiss border. Right. You can get there by the tramway. Just head southeast and get off at the end of the line. Sud-est. Scende. Thank you. Ottimo. You've been very helpful. Mind you, there's quite a hike from the station to the refuge. Oh, I'll manage. Anything else, Fräulein? No. Actually, there is. Digli quell'altro. Oh, Rio. In your window there, a strange metal sphere which might work with an automaton mechanical heart I have. Yes, an authentic Vorarlberg. Do you mind if I try it? No, not at all. Let me get it. Me lo fa provare. Ciao, Rio. Che fai, mo? Andiamo, sì. Here you go. Mi sto staccando. Allora, questa cosa qua la farò domani. Perché adesso devo staccare. Ora è bellissimo, è fatto proprio bene. Ma se io esco adesso... Ma me l'ha salvata la partita? Tempo da secondo dall'ultimo salvataggio 16 secondi, vabbè. O 16 minuti. Vabbè, nel caso poi lo rifacciamo. È appena finito D&D, come sta andando? È bellissimo questo Siberia, Rio. È veramente figo. Proprio bello. Guarda che viso, guarda. Guarda che bella. L'hanno fatta veramente bene. Molto, molto figo. Allora, io purtroppo adesso devo staccare, quindi... vado in full screen. E poi siamo in orario, no? Siamo pure in orario, sono le 9. E siccome devo uscire... quindi devo attenermi all'orario preciso. Vi ringrazio tutti della compagnia, il gioco bellissimo, proprio veramente figo fino adesso. Ci becchiamo sì domani sera. Adesso vado in outro, vediamo chi c'è da raidare. Basta così. Ciao. Ciao. Ciao Don't. Ciao. Thank you.
Andiamo da Sam che oggi è il suo compleanno.